Salve e benvenuti di nuovo al nostro angolo di gastronomia Casareccia. Oggi vi insegnerò come preparare un pranzo frugale con riso in bianco e sanguinacci. Quindi seguitemi che vi passo a illustrare le fasi della preparazione. Utensili necessari per la preparazione del riso e del sanguinaccio. Un tegamino di ghisa, un padellino, un pentolino, meglio dire, che lo riempiremo d'acqua, poi vi faccio vedere come, dei sanguinacci. Questa è la misura di riso che sono intenzionato a fare, poi diventa il doppio. E questo è il riso. Riso Gallo Carolina. Che c'hai, Ricky? Chicchiricchi, no? Chicchiricchi. O quello era Jerry Scotti, non so, vabbè. Siccome a me piace prendere l'amido del riso, molti lo lavano, ma l'amido, forse voi non lo sapete, è anticancerigeno. Quindi fa bene l'amido del riso. Poi se c'è dei problemi allo stomaco, quindi io o prendo riso integrale o comunque non lavo mai il riso, perché vi spiego un trucco. Allora, si mette la dose di riso, che voi potete farne di meno, e poi dovete mettere sempre due misure uguali a quelle che avete messo del riso di acqua, una, poi se ne manca durante la cozione ne metterete dell'altra acqua, ma grosso modo una misura di riso e due d'acqua, quindi se hai meno riso meno acqua. Ecco fatto. Ed una punta di sale dell'Himalaya, perché si andrà a restringere l'acqua. Poi questo viene bello cremoso, almeno così dice la confezione di riso gallo, e quindi assorbirà tutta l'acqua, poi vi farò vedere alla fine cozione come rimane, e quindi il sale si concentra. Accendiamo il fuoco e lo mettiamo a fuoco medio. Poi quando bollisce lo andiamo a diminuire magari. Irroriamo nel nostro tegamino di ghisa un po' di olio, perché il sanguinaccio non ci deve aderire. Poi se è in eccesso ci passiamo un foglietto oppure lo untiamo col dito. Sono 7 sanguinacci, occhio e croce, 3 più o meno sono come uno grande. Quindi per oggi me ne voglio fare solo 3. Gli altri li metterò in frigo. Speriamo che non gli esca il contenuto. Ecco qua. Nel padellino li schiaffo tutti e 3, perché già sono cotti i sanguinacci, voi lo sapevate. Però bisogna un po' rosolarli. Ecco qua, che lo metto al minimo. Lo metto al minimo perché intanto che si fa il riso, si più che rosolano. Conserviamo con il cellofan i sanguinacci rimanenti e li mettiamo in frigo.
Ecco, fatto. Li poniamo in frigo. In pratica adesso dobbiamo controllare il riso perché lo possiamo mantenere stappato. Già si sta addensando. Qua è meglio non lasciare il coperchio perché si deve addensare, deve assorbire tutta l'acqua e deve evaporare l'acqua. Non accendo la ventola d'aspirazione perché altrimenti non si sente la mia bella voce. Però già si sta addensando. Sentiamo un po' la fiamma. Poi io non ho preso il tempo. Ma dice che c'è una cozione di 13 minuti. Quindi prendiamo il tempo da adesso. Beh, questa è l'attuale situazione. Continuerà a filmare fra qualche minuto quando le cose saranno più chiare. Adesso si sta tutto in fase di preparazione, insomma. Grazie a quante di voi e quanti di voi apprezzano i miei tutorial di gastronomia casareccia. Adesso ne ho fatto un altro dopo tanto tempo. Andiamo a riporre il cellophane nel suo cassetto della cucina, che qua stanno un po' le cose in giro. Il cibo continua a cucinarsi, uno non può distrarsi e si sta preparando tutto come deve. I sanguinacci stanno crepitando nel tegamino di ghisa e il riso si sta restringendo. Adesso vi farò vedere. Ecco il riso che in pratica si sta restringendo, fa tanta schiuma perché è l'amido, che è prezioso per l'organismo, l'amido. Chiedetelo a un dietista, a un igienista. Chi rinuncia all'amido, chi lava troppo il riso, rinuncia a un prezioso ingrediente per la salute. Non so che qualità ci abbia, ma l'amido è molto importante. Non solo a stirare i colletti e i polsi delle camicie. E poi qua si stanno facendo i nostri sanguinacci. Ecco qua come si restringe il riso che scioglie l'amido. Poi io non so, diceva 13 minuti, ma magari, ecco, si sta un po' attaccando, quindi devo abbassare il fuoco. Sembra proprio lava, guardate. Guardate, sembra lava. Non so se si apprezza. Poi il vapore della cottura delle due cose mi impedisce di filmare meglio, ma guardate, guardate come si addensa. Così mi sembra che ha lo stile giapponese compatto, no? Soltanto che non cremoso. Loro hanno un riso che si gonfia, diventa compatto perché gli evaporano l'acqua, ma non diventa cremoso. Perché non diventi cremoso, si può interrompere la cozione mettendolo al freddo oppure lasciandolo riposare. Beh, adesso devo attendere ai fornelli perché il cibo si cucini bene. Grosso modo dovrebbero mancare dai 5 a 10 minuti per il riso e poi dargli qualche giravolta ai sanguinacci nel tegame di ghisa, nel tegamino. Comunque, adesso non posso continuare a filmarmi. Vi farò vedere quando il piatto. Spero non solo che il piatto del giorno sia di vostro grado, ma anche che vi dia dello spunto a cucinare poi per conto vostro. Nel riso ci potete mettere dell'aglio che viene bollito e vermifugo,
Lo potete condimentare con olio, con burro, con quello che volete e gli potete mettere sopra un uovo fritto e il sanguinaccio accanto al riso. Ma adesso vado a cucinare, altrimenti tanto mi filmo, poi mando a scatafascio tutto. Ci rivediamo fra poco quando è in piatto. Ciao. Sentite il crepitare dei sanguinacci? Sentite lo sbuffare del riso che gli ho aggiunto dell'acqua bollita? Sembra come l'Etna che ha ripreso a eruttare. C'ha degli spifferi, degli sbuffi. Ecco, bisogna ogni tanto dargli una girata. E soprattutto in questa fase controllare che sia pronto. Mi sembra che sì, 30 secondi lo spengo. Poi lo farò riposare a coperchio chiuso. Bello cremoso. Così viene ancora più cremoso il riso di qualità cremosa. Adesso lo tappo. Lo lascerò 30 secondi, un minuto. Ebbene sì, care amiche ed amici, è arrivato il momento più atteso, il momento che voi attendavate, forse fin dall'inizio, il momento di impiattare. Ho accelerato i sanguinacci, il riso l'ho lasciato aspettando, vediamo quello che è venuto fuori. Bello cremoso. Bene, qua ci abbiamo i sanguinacci, qua ci abbiamo il riso. Prendiamo il cucchiaione, chiudiamo il gas dei sanguinacci. E serviamo. Una bella porzione di riso. Ops, perdono, non vi faccio vedere. Poi prendiamo i sanguinacci, li mettiamo accanto, che uno è già scoppiato, e gli mettiamo al riso il formaggio, che previamente è stato già grattato. Lo mangio così, il riso, perché in questo modo già c'ho il grasso dei sanguinacci, magari gli potrei mettere un filo d'olio extravergine di oliva. Ecco, ho impiattato il piatto del giorno. Spero vi piaccia. Allora, care amiche e cari amici, come direbbe MasterChef, buon appetito a tutte e a tutti voi. Grazie per avermi accompagnato in questa ricetta. Lasciate i vostri commentari qui sotto e condividete il video affinché altri possano guardare la ricetta e
perché adesso non mangio soltanto, ma cucino, è un'evoluzione che ho fatto, e possano commentare la ricetta e condividerla con altri. Se avete delle variazioni da suggerirmi, fatelo, e soprattutto dategli like o dislike e commentate se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, e soprattutto aiutatemi condividendo il video con altri. Un saluto, Hortus Biologicus, Alessandro Arcangeli, Amleta Bloom, vabbè, Lolotez 1, tutti quanti gli altri. Poi vi saluterò in un video, sempre che commentiate questo video mio. A tutti i nuovi e le nuove telespettatori e telespettatrici, più video miei commentate, più io a fine video vi saluto. Ciao! E lasciate i vostri commentari o qui sotto il video, o sotto i video, gli altri video miei che guardate, e nella community del mio canale. Ciao ciao!